Ben trovati amici in ascolto con il Gran Galà di fine stagione del campionato di eccellenza siciliana. Un saluto a Claudio Costanzo che per il girone B dal Lenzo Vasi di Jaga di Piraino è lieto di raccontarvi della prima semifinale playoff tra Città di Sant'Agata e Camaro, padroni di casa di Mister Bellinvia che potranno usufruire del vantaggio di vittoria e pareggio entro i tempi supplementari ed escono fuori dall'armadio il vestito delle grandi occasioni per schierarsi in campo con il classe 98 Scurria tra i pali, linea difensiva a 4 con Scalfidi e Zingales sugli esterni, Russo e Bontempo al centro, in cabina di regia Privitera con Calafiore e Lupo ai suoi lati, tridente pesante con Cicirello, Mincica e Sgro, risponde il Camaro con un 4-2-3-1 che vede Mannino tra i pali, sugli esterni Cappello e Mondello con Pettinato e Sciotto al centro della difesa, a far da schermo davanti a loro Munafò e Ancione, il tridente di mezze punte vede i due giovani Falcone e Pantano, completato da Assenzio, dietro l'unica punta Paludetti. Dirige l'incontro il signor Akash Nukedi della sezione di Caltanissetta, sui assistenti Domenico La Monica e Marta Di Franco della sezione di Palermo. Completo bianco-azzurro per il Città di Sant'Agata, maglia nero-verde per l'USD Camaro. C'è il clima delle grandi occasioni al Vasi di Jaga di Piraino per questa sentitissima sfida. Grazie all'ausilio delle nostre immagini possiamo dunque passare a raccontarvi quanto è accaduto nel rettangolo di gioco, con il Camaro che gestisce il primo possesso della sfera attaccando a destra verso sinistra ai vostri videoschermi. Sarà subito il Sant'Agata però a tirare fuori i muscoli con Mice e corre via veloce sul binario mancino, serve Cicirello appena dentro l'area, è attento però Mannino con l'ausilio di Pettinato a sventare tutto e a mandare in corner. Si sviluppa una buona azione del Sant'Agata dall'altro lato con Isgro che mette dentro sulla respinta corta del Camaro. Arriva Calafiore, il suo tentativo però termina a fondo campo dagli sviluppi di una touche di Bontempo, però sarà ancora Cicirello a tagliare sul primo palo. Svetta più in alto di tutti, colpisce però una traversa clamorosa al ventesimo. La reazione del Camaro in questo tentativo di Assenzio che scivola al momento del tiro e verrà contrato dalla diagonale di Russo. Ci riprova allora in avanti il Sant'Agata ma trova Pettinato sulla sua strada e qui è prodigioso in estirata a mandare in corner dagli sviluppi dello stesso, palla dentro a svettare più in alto di tutti e Fabrizio Bontempo che alla mezz'ora porta in vantaggio il Città di Sant'Agata, prorompente il suo colpo di testa col quale va insaccare il pallone alle spalle di Mannino per il vantaggio della formazione di Mister Bellinvia. Esplode la gioia al Vasi di Jaga di Piraino per i tanti tifosi a seguito della propria squadra. Nel finale di primo tempo c'è spazio per questa bellissima serpentina di Mincia che riesce in qualche modo a contrastare la retroguardia del Camaro, da riapprezzare però a rallenti la giocata del numero 10, autore di 29 gol nella regular season. Sarà l'ultima emozione del primo tempo, duplice fischio del direttore di gara Nukedi che manda le squadre alla pausa sul parziale di 1-0. Decide la rete alla mezz'ora di Fabrizio Bontempo, prova a correre subito ai ripari allora Mister Ferrara per il Camaro, si intensifica infatti il riscaldamento di campo e Rossano su tutti nel Camaro. Sarà proprio il classe 99 a subentrare al posto di Falcone, inizio ripresa in settimana, ha regalato con una doppietta alla finale regionale alla formazione juniores del presidente D'Arrigo. Si torna dunque in campo a parti invertite, cambierà da subito l'inerzia della gara col Camaro che riuscirà ad alzare il proprio baricentro e qui con Assenzio prova a impensierire Scurria, termina però abbondantemente largo il suo tentativo. Secondo cambio per Mister Ferrara che getta nella mischia Buda per Sciotto, si torna al 4-3-3 con i due neoentrati che faranno da spalla a Paludetti quando c'è una buona azione di Cappello che viene dentro il campo, va a servire all'altro lato Mondello, il terzino goleador però calcia sul fondo. Arriva il primo cambio anche per Mister Bellinvia con Cicirello che esce tra gli applausi lasciando spazio a Matera, c'è una buona serpentina di Sgro dall'altro lato che verrà neutralizzata però da Capitan Cappello che riesce a sventare il pericolo in corner, aumenta però il pressing nero-verde che qui ancora con Cappello mette un pallone interessante dentro, arriva sui piedi di Mondello, uno sguardo dentro dove c'è Paludetti che va a gonfiare la rete, è il più lesto di tutti, quando il gioco si fa duro, quando la sfera scotta un po' di più, ci pensa sempre, 7 palu, quinta marcatura stagionale per lui, quella che vale il pareggio nella semifinale playoff più sentita dell'anno. Ora aumenta il pressing del Camaro ancora con Mondello, rigenerato in questo secondo tempo in costante proiezione offensiva e va a impegnare Scurria. Dall'altro lato però c'è un buon pallone lavorato da Isgro, messo dentro per Matera, la sponda di petto per Russo e provvidenziale Assenzio in chiusura. Il gran caldo ora costringe le squadre ad abbassare un po' il ritmo, prova ad approfittarne allora Mincica, è attento però sul suo palo Mannino, non accadrà molto alto, solo il triplice fischio e il direttore di gara Nukedi che manderà la gara all'extra time per la terza volta in questa annata. Città di Sant'Agata Camaro termina per 1-1 come accaduto tra andata e ritorno della Coppa. Ora saranno 30 minuti di fuoco nel bollente catino del Vasi di Jaga di Piraino, si torna in campo con un cambio, sarà Calafiore infatti per i locali e lascia spazio a Franchina.
prova a sfruttare l'ennesima fiammata di Sgro. Allora la formazione mister Bellinvia che serve dentro Miccica dall'altezza del dischetto del rigore, però calcia alto ancora Miccica nel secondo tempo supplementare a usufruire di una buona ripartenza. Calcerà sul fondo campo mancando il trentesimo acuto stagionale, l'occasione però per il Camaro per portare a casa l'intera posta. Capita sul mancino di Buda e attento Scurria ad alzare in corner. Mancano una manciata di minuti al termine quando l'intero Vasi Iaga di Piraino inveisce contro l'ex allenatore Ferrara, colpevole forse di essere un po' troppo esuberante mediaticamente. Si aspetta solo il triplice fischio del signor Akash Nukedi che arriva puntuale, termina al Vasi di Iaga di Piraino, termina per 1-1. Sarà la formazione di Bellinvia ora a ospitare nella finalissima lo Scordia che contemporaneamente pareggiava all'Aldo Binanti contro il Biancavilla. Un saluto allora da Claudio Costanzo e alla prossima.